Ciao a tutti e benvenuti su Non Metti in Mars. Allora, siamo qui su Ultimate Team, FIFA 18 ovviamente. Allora, oggi voglio fare un video un po' diverso, non spacchettamenti perché spacchettamenti non li farò più. Li ho fatti per un periodo perché comunque gli spacchettamenti diciamo, si prendono per forza facendo gli obiettivi giornalieri e settimanali, quindi dato che devo spacchettare più qualcosa compravo anche di mio, dato che devo spacchettare, ho fatto chiaramente qualche video, però ho notato che difficilmente con i pacchetti riusciamo a prendere cose buone. Ho avuto anche dei momenti fortunati con i pacchetti perché comunque sono riuscito a prendere Hamsik, che comunque costa un 60-70 mila. Ed è comunque un centrocampista molto molto buono. E poi mi sembra un paio una carta zombie, mi sembra due, e che poi ho venduto, e comunque ho guadagnato abbastanza bene. Però tutti gli altri, diciamo, a parte una o due occasioni, tutti gli altri diciamo, ci ho rimesso più che guadagnato. Quindi fondamentalmente non mi baso molto sugli spacchettamenti, perché poi comunque non riesci mai a prendere quello che vuoi te esattamente. E io diciamo che in questo mese di FIFA, perché ormai è passato un po' più di un mese, e non conoscendo i giocatori, perché vi ripeto, di calcio non me ne intendo proprio per niente, non sono mai stato neanche allo stadio, mi sto avvicinando al mondo FIFA solo quest'anno, e devo dire con gran piacere. E diciamo, in questo mese qui ho studiato un po', sono andato alle aste, ho passato anche 2 o 3 ore a vedermi la compravendita dei giocatori qui sull'Ultimate Team, le aste e tutto, e sono andato a vedermi un po' un'ipotetica formazione che vorrei fare nel tempo, piano piano. Ora, chiaramente questa formazione è un po' fasulla perché ultimamente sto vendendo di tutto per cercare di racimolare più soldi possibili, perché comunque avevo Verratti, avevo altri giocatori abbastanza carini. Adesso mi sto tenendo il niente tranne Hamsik, che mi piace tantissimo, ma mi sa che lo dovrò vendere per accumulare soldi, perché tanto nella rosa non c'entrerebbe, perché bisogna anche guardare l'intesa. L'attaccante avevo Higuain perché l'avevo comprato a 75 mila, mi pare. E praticamente vedete che adesso non ho veramente più niente perché sto vendendo di tutto, mettiamo lui che tanto il brasiliano vanno d'accordo. Avevo Higuain che l'ho messo in vendita perché l'ho preso mi sembra a 73-75 e ho visto che adesso è a 85 in vendita, quindi lo vendo al volo, se riesco a venderlo al volo mi guadagno un 10.000 meno il 5% che si trattiene il gioco e ci guadagno. Bisogna ragazzi fare così. Anche Verratti l'ho pagato mi sembra 69, l'ho venduto tipo a 75 mi pare, ci ho guadagnato qualcosina, e bisogna fare così. Se io lo ritrovo Verratti lo ricompro e me lo rivendo, Higuain se ci guadagno sopra lo ritrovo basso lo compro e lo rivendo. Bisogna fare questo gioco qui anche con Hamsik, che molto probabilmente lo farò a questo punto, in modo tale di guadagnarci e guadagnarci anche bene, perché comunque male che ti vada, anche se guadagni 5.000, sono sempre 5.000 che altrimenti non avresti. E allora, chiusa questa parentesi di compravendita, vi dico a questo punto la rosa che ho in mente io. Questo è un progetto che verrà fuori piano piano, perché ci vogliono, io credo, un paio di mesi forse, se si gioca tutti i giorni. Perché io gli unici soldi che guadagno è con la compravendita e con lo squad battles single player, perché non faccio l'online, perché attualmente ho una squadra impresentabile, poi non è che sono perduto sto giocatore formidabile, quindi devo almeno avere la decenza di presentarmi con una squadra ottima e io non compro niente, quindi non spendo soldi, oltre aver comprato il gioco io non spendo soldi, quindi questa sarà una formazione ottima fatta solamente col farming, perché poi sempre anche qui si parla di farming fondamentalmente con le partite, è sempre di quello si parla. E quindi io vi dico la formazione che ho in mente io. Poi ragazzi, voi consigliatemi perché ho bisogno veramente di consigli e ditemi se questa squadra vi
vi può piacere oppure no. Partiamo dal portiere. Il portiere ci mette Buffon, perché comunque avrà una parte tutta basata sulla Juventus, questa rosa qua. Buffon è un 89, 89 di tuffo, 84 di riflessi, 88 di presa, la preghiera, 49 aree, 49 reazione, 74 non lo dico, e 90 piagnistei. Perché non riesco a fare la cosa seria? Porto sempre seria e poi sfumo questa deficienza, va bene. Comunque, dai, Buffon lo conoscete, è un giocatore ottimo come statistiche. Vediamo che a 70.000 per il momento, per i prezzi che ci sono, 73.000. Ho venduto anche lui, l'avevo preso, l'ho venduto, ragazzi. Praticamente avevo preso Higuain e Buffon, li ho rivenduti tutti e due perché ho visto che li potevo rivendere. L'ho venduto, mi sembra, lui ci ha guadagnato poco perché l'ho preso a 73 e l'ho venduto a 75, quindi alla fine non so se mi è guadagnato. Bisogna stare anche attenti a queste cose qua, perché ora è un pochino più alto perché va quasi a 80, tranne questo che è a 76. No, l'ho venduto a 76 già, è vero, no? Che se 76, però levando il 5% non è che ci ho guadagnato tanto, quindi bisogna fare bene attenzione. Comunque, Buffon, portiere, poi in difesa mettiamo lato destro, quindi DC, metteremo Chiellini sempre della Juve, che farà tutto il lato destro praticamente juventino, 74 velocità, 60 dribbling, 46 tiro, 90 difesa, 56 passaggi, 85 fisico. Per me in difesa avere dei giocatori con un fisico bello grosso è molto molto importante per vincere contrasti. Anche la velocità è importante, però forse più importante è lo scatto magari. Però anche la velocità, 74 non è tantissimo, sarebbe stato meglio in 80, però è un giocatore di dribbling, tiro e passaggio, possono passare anche in secondo piano. E comunque Chiellini costa veramente tanto. Io ho dato anche un'occhiata al prezzo, ho cercato di mantenermi sulle 100.000 al giocatore. Questo purtroppo costa un bel po' di più, perché se siamo fortunati sulle 150, ma più 170 forse. E però va preso per forza, perché tanto di overall è molto molto buono. Poi in TD metteremo Lindqvist, che a me non è che piace tantissimo, però ho visto che come terzino destro tante squadre hanno più o meno tutti lo stesso valore, quindi è difficile trovare un terzino destro molto forte. E poi, ragazzi, comunque c'è l'intesa. Devo anche vedere a rosa finita quanto è alta l'intesa e le modifiche che devo fare, però devo cercare di fare la squadra più unita possibile. Quindi Juventino, Lindqvist, non so come si chiama, metterò un 84, metterò la carta speciale, che comunque ce la caviamo con poco, 30-35 mila. Secondo me la prendiamo standone un po' dietro, 35 forse, 38-35 la troviamo. E comunque 84 di overall non è tantissimo, preferirei un 86 o un 87, però va bene. Poi centrocampista destro Yannick è un 85, però anche qua c'è la carta speciale che io molto probabilmente mi andrò a prendere, e la carta speciale purtroppo va sulle 100.000 se siamo fortunati, 120, 115, e però va presa perché è un punto in più in questa posizione, dato che c'è anche un terzino destro non molto forte, è molto importante. Mentre la carta oro normale è un 30.025, e la carta speciale abbiamo 75 di velocità, 87 dribbling, 72 tiro, 68 difesa, 89 passaggio, 70 fisico. Quindi diciamo che va bene, anche se preferirei un pochino più di fisico, un pochino più di velocità, ma va bene. Poi attacco Higuain, che ve l'ho già detto prima.
Io l'ho già provato perché l'avevo già comprato, lo sto vendendo adesso come vi ho detto perché è aumentato il prezzo, quindi ci guadagno sopra un 7-8 mila se lo vendo, quindi non è malvagio. E l'ho provato, è veramente forte. E se non fa gol, vabbè, io gioco a livelli bassi, però si vede la differenza anche a livelli bassi. Lui o fa gol o passa il pallone del gol, sempre. 79 di velocità, 83 dribbling, 77 tiro, 25 difesa, 70 passaggio, 74 fisico. È veramente tanta tanta roba, vale i soldi. Io l'ho comprato a meno di 100.000, vedete che è aumentato. È andato sugli 80 adesso, 80-85, l'ho comprato sui 70 e qualcosa, anzi andiamo a vedere che sono, non mi ricordo. L'ho comprato, vedi, 82-84, io mi sembra l'ho comprato a 75, quindi ci guadagniamo un bel po' se lo vendiamo, e non è un prezzo nemmeno poi così altissimo. E ho tentato anche di riprendermi Buffon perché c'era un'offerta un po' bassa, ho tentato, poi vedete che le aste poi finiscono sempre alte alla fine. Poi ritorniamo alla squadra. Poi passiamo in difesa lato sinistro. Passiamo in difesa lato sinistro e qui diciamo c'è l'altra metà della squadra. Praticamente la Juve è solo lato destro e qui tutto il lato sinistro e centrale è unicamente del Madrid, perché ha veramente dei bei giocatori. Ho messo Ramos 90, costa tantissimo. Ma va ammesso, questo è l'unico giocatore che veramente costa veramente tanto. Ma un 90 di overall è veramente tanto. 76 velocità, 72 dribbling, 63 tiro, 88 difesa, 71 passaggio, 83 fisico. Con lui difesa non passa nessuno. E va preso 3,50. Il giorno che avrò 3,50 da spendere, penso sarà l'ultimo che prenderò lui. Poi come terzino sinistro Marcelo, sempre del Real Madrid ovviamente, 78 velocità, 85 dribbling, 69 tiro, 82 difesa, 80 passaggio, 79 fisico. Velocità buona, fisico non male, che 79. Il prezzo per un 87 di overall non è malaccio, penso che se gli stiamo un po' dietro forse a 75.000 lo prendiamo. Un costo non così altissimo almeno per il momento, poi dipende anche da quanti vedete. Adesso di Marcello ce n'è veramente tanti, ci sono dei momenti che il prezzo si alza perché magari ce ne sono meno e quindi va a costare di più. Bisogna stare attenti a queste cosette qui e comprando e rivendendo questi giocatori che comunque fanno costano tanto ma fanno gol a tutti. Poi come centrocampista sinistro mettiamo Kroos. Kroos è un altro che non costa tantissimo perché sui 100.000 90 di overall costa più, costa molto di più Cross, che comunque è un 90 pure lui. 50 velocità, però ecco, capire perché costa 100.000. 50 velocità, 81 dribbling, 81 tiro, 73 difesa, 88 passaggio, 70 fisico. Lui tira e passaggio c'è l'altissimo, è lento, è molto lento. 50 è veramente lento, quindi Cross. Non lo so, tiro e passaggio, questo forse sarebbe meglio come COC lui, non lo so. Come COC, l'abbiamo in versione CDC anche volendo. La velocità è molto bassa però, 90 di overall, comunque per forza c'è. Sicuramente altre qualità, non è che è un 90 per niente, con 100.000 ce la caviamo. Poi al centro COC, sempre Real Madrid, forzatamente mettiamo Isco. Isco anche qua la carta speciale, costa veramente tanto, purtroppo costa veramente tanto la carta speciale, quindi qui penso che comprerò la carta normale e poi quando avrò i soldi comprerò quella speciale. Sono 200.000, sono veramente tanti, però anzi non vi ho letto le statistiche.
72, leggiamo di quella speciale, 72 velocità, 90 dribbling, 85 tiro, 55 difesa, 85 passaggio, 64 fisico. Quindi lui è un pochino più veloce, però anche lui di fisico. Insomma. E poi come attaccante a compagnia di, in compagnia di Higuain abbiamo Benzema. Benzema che è un 86. Anche qua ci potrebbe essere questa carta speciale di Halloween, carta zombie, che però non so se finito Halloween poi spariscono. Non lo so sinceramente. E costa tantino, 200.000. E a questo punto me ne prenderei semplicemente quello da 86 normale. E però da abbinare 86 con un 90 avrei preferito un 88 in realtà in attacco, però anche qua bisogna vedere un po' l'intesa. Se l'intesa con la squadra che ho in mente è alto e magari mi posso permettere un attaccante che non sia di nessuna di queste due squadre, ci posso mettere chi mi pare, me lo vado a scegliere anche, mi vado a scegliere anche un altro 90 che magari non costi. Chiaramente non mi vado a scegliere Messi o Neymar che mi costano tipo 1 milione di monete. Bisogna sempre cercarci qualcosa da 100-150 massimo, o meno, ancora meno, 70-80 che sarebbe la cosa migliore. Magari un 88 da 80.000, 100.000 che magari non intacca molto sull'intesa. Bisogna un po' vedere se a rosa finita l'intesa è bassa o è alta. Se è alta e magari c'entra anche un attaccante esterno, potrebbe essere un'idea. Però Benzema, io ho visto che Benzema può anche fare da COC, che non sarebbe male, un COC 86 al posto di Isco, che anche Isco è 86, però mi sa che lui c'ha un pochino di è un pochino migliore, non sarebbe male. Però poi è anche vero che se poi cambiamo formazione e il COC non lo utilizziamo più, è brutto mettere in panchina Benzema e non utilizzarlo perché è COC. Poi non so se in realtà, essendo COC e attaccante, io posso metterlo da COC in attacco e va bene lo stesso, oppure me lo considero non adeguato, non lo so. Però adesso qui sono tutti attaccanti, comunque io l'ho visto da, come COC. L'ho visto, eccolo qua, un COC. E non lo so, potrei metterlo al posto di Isco e magari attaccante potrei metterci qualcun altro, oppure metterci Isco e buonanotte. Vedremo un po'. Comunque questa, ragazzi, è la mia idea di rosa. Chiaramente mi ci vorrà, io credo, minimo un paio di mesi, se non tre, per fare questa formazione. Mi piacerebbe avere qualche consiglio vostro, perché sarebbe molto molto utile se avete qualche idea, lasciando perdere le carte quelle straordinarie, perché non ci arriverei mai. Comunque anche questa è una squadra che ci vorrà secondo me sul milione, 1,2 milioni di monete, quindi molto molto alto. Sto cercando di farmare il più possibile, comprare, vendere il più possibile, ma io credo che un 3 mesi ci voglia almeno, giocando tutti i giorni. Quindi ragazzi, la mia idea è questa, di fare questa squadra qui e poi di cominciare con l'Ultimate Team online, veri sconti veri e propri online, perché comunque online troviamo delle squadre forti, non è che troviamo delle squadre di bronzo, eh. E quindi attualmente non mi sento di fare delle live sull'Ultimate Team perché la squadra è, diciamo, casciarona, faccio solamente il single player per farmare soldi e basta. Non mi azzardo nemmeno ad avvicinarmi all'online dove mi farebbero quadrato a son di calci, e quindi non mi sento di fare una live. Chiaramente con una squadra così farò solamente online. Quindi ragazzi, il mio progetto è questo: fare questa squadra e poi live online di Ultimate Team. Chiaramente spero che di avere il vostro supporto, lasciate comunque un like se questa idea vi piace, se la formazione vi piace, e scrivetemi nei commenti se avete qualche consiglio, perché ne ho veramente bisogno. Magari qualche giocatore mi è sfuggito, magari ci sono giocatori migliori che potevo, oppure magari l'intesa così, guarda che Maiti l'intesa non è così alta come penso, oppure se l'intesa così è alta potresti anche permetterti di mettere qualche giocatore che non sia né del Real Madrid né della Juve, magari per
cambio un giocatore, non tanti, però magari quel giocatore fondamentale che dà una mano alla squadra. E comunque, ragazzi, io spero che questa idea vi piaccia. Spero di vedere, vorrei vedere anche la vostra partecipazione con i commenti, con i like, se questa idea vi piace. E ci vediamo alla prossima. Ciao belli.